Buongiorno a tutti i videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo saggio appena pubblicato da Racne Editrice che si intitola Cronaca di Francesco di Corbara, 1347-1400, la memoria di una famiglia operante nell'Italia centrale del 300 di Sandro Tiberini, con la presentazione di Mario Ascheri. A parlarci di questo interessante volume ci sarà ovviamente l'autore Sandro Tiberini, introdotto dalla professoressa Maria Grazia Nico, alla quale io, come d'abitudine, cedo subito la parola senza altre perdite di tempo. Prego, professoressa. Grazie. Dunque, Sandro Tiberini non è nuovo a questo tipo di lavori impegnativi. Infatti è un esperto conoscitore dei gruppi signorili, particolarmente dell'Umbria tra XI e XIII secolo. A questo tema ha dedicato un importante volume ed anche un repertorio. Entrambi molto utilizzati da chiunque si voglia addentrare in questo campo abbastanza impegnativo dei ceppi gentilizi. Ha privilegiato tra questi gruppi signorili i marchesi di Santa Maria, come anche i conti di Marsciano. E i Montemarte che oggi tornano in questo volume, ma ha anche studiato ceppi cittadini importanti come gli arcipreti e li ha studiati anche attraverso i segni con i quali queste ceppi, queste famiglie si presentavano, cioè gli stemmi. Perché è diventato un esperto anche di araldica, ma anche attraverso le torri private per naturalmente le famiglie cittadine. Poi i suoi studi si sono ampliati fuori dalle mura cittadine e si sono addentrati nel contado, nelle comunità del contado, nei castra, nei castelli, di cui ha ricostruito la storia, le vicende legate anch'esse spesso a famiglie importanti. Ricordo Montecolognola, ma ricordo anche Carbonana, un castello importante nel territorio gubino con le famiglie signorili che lo hanno dominato. E poi c'è anche Gaiche, un piccolo castello, di cui Tiberini ha pubblicato lo statuto in una pregevole edizione. Quindi molti i suoi interessi, le sue ricerche, i suoi studi che tornano in questo libro, il cui titolo è stato ora ricordato, che sì, eccolo qua, lo possiamo far vedere. Eccolo qua, che si concentra sulla cronaca scritta da Francesco di Corbara. Dunque la cronaca, la memoria, come recita il sottotitolo, di una famiglia, e questa cronaca rientra nella tipologia dei libri di famiglia, ma ha una storia sua particolare molto interessante. Non abbiamo l'originale di questa cronaca, la conosciamo in una copia cinquecentesca, passata di mano in mano. E questo passaggio ha poi creato, come dire, dei problemi dal punto di vista della conoscenza e dei fatti. Nella loro interezza e anche della storia. Dunque una tradizione complicata che adesso Sandro Tiberini ci racconterà. Va bene, in effetti il mio interesse per i conti di Montemarte risale addirittura al 2007, quando mi furono commissionate dal Dizionario Biografico degli Italiani due schede dedicate a quelli che furono sicuramente i più grandi personaggi della famiglia, vale a dire
Francesco e i due fratelli, Francesco di Petruccio e Ugolino di Petruccio, di cui riparlerò sicuramente, ovviamente. Quindi non è un fulmine a ciel sereno. Però ecco, nelle mie ricerche, inspiegabilmente ho tralasciato di indagare sui manoscritti contenuti nella Biblioteca Augusta di Perugia. E così una volta, diciamo in modo incidentale, facendo una ricerca tutt'altro diversa, mi sono imbattuto in questo manoscritto 3200, che non conoscevo. Io ero rimasto sicuramente alla grande edizione del Fumi, del Gualterio, e questo manoscritto mi era del tutto sconosciuto. Subito sono andato a vederlo. E mi sono reso conto che era totalmente diverso dalla tradizione che era stata poi riportata dal Gualterio e poi dal Fumi. E mi sono chiesto: ma com'è possibile che questi due studiosi così importanti abbiano pubblicato un manoscritto che è totalmente diverso? Mi sono poi sincerato che effettivamente il manoscritto che io ho consultato, che era appartenuto a Munaldo Monaldeschi, grande storico olbietano del Cinquecento, era una copia reale. Lo stesso Monaldeschi ce lo dice. Nei suoi commentari lui dice che lui era in possesso di una copia di un manoscritto di Francesco di Corbara che era ancora ai suoi tempi conservato presso i suoi discendenti. E lui aveva fatto copiare. Per cui sicuramente il manoscritto che noi abbiamo a Perugia è quello autentico. Com'è stato possibile che invece i Gualtieri e i Palfiumi abbiano pubblicato una cosa molto diversa? Non totalmente, ovviamente, però insomma pesantemente diversa. La traccia me l'ha data l'araldica, come diceva Maria Grazia, e io sono un appassionato di araldica da sempre, devo dire. E infatti sul manoscritto ci sono due begli stemmi di Monte Marte, i quali portavano di rosso alla banda d'argento accompagnata da due fiori dell'Isi dello stesso. Allora, un manoscritto sul risguardo di copertina c'è impresso a modi ex libris lo stemma Monaldeschi, e quello va bene, era un tipo di proprietà. Però sulla pagina successiva c'è un grandissimo stemma tracciato in epoca successiva. È uno scudo barocco pieno di svolazzi, che è lo stemma Monte Marte. Dopodiché, ecco, lo faccio vedere, così tanto per curiosità, eccolo qua, vediamo, eccolo qua. Poi in fondo alla pagina abbiamo questi quattro stemmetti che si vedono, per cui sicuramente questo manoscritto è andato a finire nella biblioteca di Monte Marte. Ma quali Monte Marte? Il problema è che i Monte Marte erano divisi in due rami: il Monte Marte di Corbara, a cui apparteneva Francesco, e i Monte Marte di Titignano, che erano per così dire parenti poveri, ma su questo forse torneremo, ma non credo. Comunque, allora, a quale dei due rami apparteneva il successivo proprietario del manoscritto? Sicuramente a Titignano. Perché? Perché il manoscritto ci è pervenuto attraverso l'archivio Ansidei, nel quale era confluito l'antico archivio dei conti di Monte Marte di Titignano. Perché? Perché l'ultima discendente della stirpe, che era Caterina di Titignano, aveva sposato Reginaldo di Ansidei, il quale aveva acquisito, oltre al feudo, alla contea meglio ancora, di Titignano, anche tutto l'archivio, tra cui c'era anche questo. Quindi l'archivio andò a finire, diciamo, all'archivio di Stato di Perugia, dove ancora oggi è conservato. Il manoscritto, probabilmente il Cecchini, che poi era nel 35, quando Vincenzo Antidei donò l'archivio, il Cecchini pensò che sicuramente questo era un manoscritto, fra virgolette, letterario, e sarebbe dovuto rimanere in una biblioteca, non in un archivio. Tra parentesi, queste informazioni molto preziose mi sono venute dal personale della biblioteca, fra cui la dottoressa Francesca Grauso, che ringrazio pubblicamente in questa sede. Dopodiché, ecco, tornando a noi, chi aveva pesantemente, diciamo, rimaneggiato? E fu Ettore di Montemarte, che era un di Rignano, intendo, scusate, il quale visse tra il 1600 e il 1674 e copiò il manoscritto per intero, però lo copiò a modo suo e vedremo come.
Dopodiché, copiatura di questo rimaneggiamento, abbiamo testimonianze in un suo manoscritto che è conservato proprio nell'archivio Monte Marte di Perugia, dell'archivio di Stato di Perugia. Dopodiché ne fece anche un'altra copia, più ridotta, e vedremo perché anche questo. Credo. E la fece, diciamo, e questa seconda copia è conservata all'archivio di Stato di Orvieto. Da questa copia, diciamo, i grandi studiosi, Fumi e Gualterio prima e Fumi poi, la presero quello che trovarono, perché questo manoscritto è rimasto totalmente sconosciuto, finché non l'ho trovato, insomma, personalmente. E quindi noi abbiamo in realtà non l'originale, ma una parte di una copia dell'intero originale, che, ripeto, è stata rimaneggiata da Ettore di Tignano. Come l'ha rimaneggiata? Dunque, Ettore di Tignano era un erudito che ha scritto tante cose, però non ha pubblicato nulla. Gli piaceva però far circolare notizie sulla sua famiglia, glorificandone le origini, le geste, eccetera, eccetera, tra gli studiosi, come il Dorio, il Ciatti, Lughelli, poi vedremo. E quindi l'obiettivo supera duplice: intanto dare al manoscritto una veste, diciamo, più aulica, forse secondo lui era troppo ruvido, quindi rendiamolo un pochino più aulico, più bello. Soprattutto però, visto che Francesco di Montemarte era un Corbara, è chiaro che poi, raccontando storie della sua famiglia, i parenti di Titignano praticamente non ne ha parlato, ne ha parlato in modo molto, diciamo, en passante, molto in funzione secondaria. Allora, Ettore cosa fece? Non va bene così. Bisogna cambiare, bisogna. E quindi lui, diciamo, inserì nell'ambito della narrazione di Francesco tutta una serie di nominativi che praticamente appartenevano alla sua famiglia. Tanto per dire, no? Quando nel 1390 le due fazioni orvietane di cui riparlerò forse, i Mercorini e i Puffati, si accordarono, ci fu una pace, la pace di Orvieto, in cui Francesco di Montemarte rappresentava i Mercorini e l'altro invece, i due dei Cervara, i Puffati. Ettore ci mette dentro un altro Francesco di Titignano, assolutamente, di cui lui non ha parlato, ma ce ne sono molte altre, insomma. Poi altre modifiche, per esempio, Francesco di Montemarte ebbe tre mogli. Ettore taglia la terza. Perché la taglia? Perché erano a Salimbeni. E Salimbeni, diciamo così, non avevano un pedigree molto pulito, nel senso che erano un po' anche usurai, mercanti, non era gente. Invece le prime due mogli, una era dei signori di Matelica, l'altra addirittura dei signori d'Urbino e dei Varano, quindi quelle sì che davano lustro. Mentre invece Agnese di Salimbeni, beh, poverina, insomma, era una di lombi non troppo, diciamo, gentilizi, quindi Ettore di Tignano pensò bene di espungerla, no? Ecco, quindi diciamo, questa è un po' la storia di questo manoscritto, che ho ritenuto di dover ripristinare perché è una fonte importantissima, ecco, insomma, non so se poi, ecco. Quindi questo. Bene, sì. Grazie, grazie. Ci hai chiarito molto bene la tradizione di questa cronaca così rimaneggiata da Fra Ettore rientrava nel clima culturale dell'epoca, quello delle invenzioni, tra virgolette, che Proprio. accreditavano, diciamo, con fatti più verosimili che documentati. Molto bene, adesso ti inviterei a entrare dentro la cronaca, prima presentandoci magari l'autore Francesco, che è un vero personaggio perché è un uomo d'arme e nello stesso tempo scrive questa cronaca organizzata molto bene in due parti e quindi dopo una presentazione di Francesco, se puoi entrare appunto dentro la narrazione, tenendo conto delle due variabili, diciamo, delle due coordinate cronologica e geografica, cioè
dove sono collocati quegli avvenimenti da lui narrati e quando, a quale epoca sono riferibili. Va bene, e ti ringrazio. Insomma, questa in effetti ci tengo a parlare di questo perché io ritengo che, non solo io, questo anche Mario Ascheri, che tanto in modo tanto gentile mi ha aiutato molto, ha notato come questo cronista Francesco si distacca un po' da, diciamo, gli autori di quei libri di famiglia così numerosi, 400 e 500, che sono stati fatti oggetto di una grande letteratura molto importante, molto interessante, e che però appartengono in genere al ceto medio. Si tratta di mercanti, si tratta di artigiani, si tratta di donne, signore, donne di casa, casalinghe, per così dire, i quali, come è stato dimostrato, cioè, prima parlavano, diciamo, delle cose loro domestiche, libri di conti, raccomandazioni ai figli, e poi magari si allargavano un pochino, ma sempre, ripeto, per sentito dire, cioè non si trattava di personaggi che facevano parte dell'elite, non erano protagonisti di fatti storici importanti, erano spettatori attenti naturalmente, però insomma sempre spettatori che stavano a guardare quello che facevano i grandi. Nel nostro caso non è così. Francesco era una persona importante a livello locale, il fratello era ancora di più, Ugolino, adesso poi ne parliamo. Francesco quindi era un uomo d'arme, un uomo politico che a Orvieto ebbe un grande peso nelle vicende, soprattutto nella seconda metà del 300, e però era anche uno scrittore, scriveva, non è che ci avesse un italiano molto forbito, però insomma gli piaceva scrivere, e non abbiamo tra l'altro solo le lettere, scusa, no, le lettere, diciamo la cronaca, all'archivio di Stato d'Orvieto, nel fondo lettere originali, ci sono, io ho scritto centinaia, non le ho contate, ma tantissime lettere sue, autografe, scritte tra il 1390 e il 1398-99 al Comune d'Orvieto, e quelle io sarebbe veramente interessante vedere quello che c'è dentro, perché è veramente, ecco, comunque, quindi è questa l'importanza nel panorama, diciamo, dei libri di famiglia, no? Della cronaca di Francesco, il quale, ripeto, fu protagonista di molte vicende, e quindi, ecco, abbiamo detto, la cronaca si divide in due parti, e questo è vero. E anche questo è uno schema di cui ho già parlato prima, e infatti la prima parte tratta di questioni che riguardano gli affari interni della famiglia, quindi proprietà, diritti, crediti, debiti, diritti signorili, c'è una bellissima, diciamo, indicazione di quali erano i diritti di cui godevano i signori di Montemarta sul castello di Corbara, con tutti i doveri dei vassalli. C'è veramente tanto da scavare. Quindi ci sono, per ogni castello c'è una scheda in cui il Montemarta, Francesco, dice ai suoi figli, ai suoi discendenti, guardate, questo castello è venuto così, l'abbiamo comprato così, così e così. Insomma, la prima parte riguarda tutta questa problematica, che terminate le raccomandazioni ai suoi figli e ai suoi discendenti, perché lui scriveva per i posteri, non scriveva per sé. Alla fine si lancia in una grande rievocazione dei fatti storici di Orvieto, diciamo dal 1337 sostanzialmente, fino al 1399, lui morì nel 400, cifra tonda. Tornando a quello che ho detto prima, non è un caso che diciamo, Ettore di Tignano abbia tagliato via la prima parte, che non c'è per nulla nella edizione del Fumi e del Gualtieri. Perché? Perché quello era un fatto privato, insomma, no? Alla fine. E quello che a lui interessava erano le glorie dei suoi, no, dei suoi discendenti, dei suoi avi, no? E quindi sicuramente quella parte che ha conservato Orvieto era quella che lui faceva girare, tant'è vero che il Saracini, che ha scritto una storia di Ancona,
dice espressamente, a proposito della fortezza di San Cataldo, ad Ancona, adesso non esiste più, ma che fu demolita, però doveva essere meravigliosa, enorme, no? Dice, l'ho saputo perché il cavalierettore mi ha favorito della lettura di un suo manoscritto in cui si dice che Ugolino ha fatto costruire la rocca di San Cataldo. Non è vero, perché effettivamente, anche questa è un'altra cosa, no? Il mito di Ugolino di Montemarte, che sarebbe stato un costruttore di rocche e che è transitato ancora oggi c'è qualcuno che lo scrive. Adesso non faccio nomi, però insomma c'è qualcuno che lo scrive. Non è vero, perché se noi andiamo a vedere l'originale, assolutamente Ugolino né a Ancona, né a Todi, né a Orvieto, non ci mise mai mano. Sicuramente era lì quando fu costruita, ma non fu lui l'ingegnere. Quindi, ecco, come vedete, dietro al fatto che ci sia stata conservata solo una parte, c'è una volontà precisa. Comunque, tornando ai fatti, 1337. Quando muore di Corrado Monaldeschi, l'unico che ha cercato di creare una signoria a Orvieto. Dopodiché il clan dei Monaldeschi esplode. Praticamente si divide in quattro fazioni, i Cervareschi, la Vipera, il Cane e l'Aquila, che si straziano e che si scannano tra loro in modo veramente bestiale. Dopodiché questi quattro clan si coagulano in due fazioni, che è quelle di cui ho parlato prima, i Mercorini e i Muffati. Ambedue guelfi, attenzione, però i Muffati, che erano poi quelli di cui Francesco era il leader, erano guelfi, diciamo, neri, diciamo così, per dirla alla fiorentina. Invece gli altri, per dirla, erano guelfi bianchi, fra virgolette, nel senso che erano molto meno legati diciamo, alla supremazia pontificia. È questa qui la differenza. C'erano anche i Ghibellini a Orvieto, che fra l'altro erano parenti di Montemarte, però i Ghibellini erano stati cacciati via, no? Nel 1313, sanguinosamente, e non ebbero più nessuna fortuna a Orvieto. Ripeto, per esempio, Francesco ci narra che nel 1313 addirittura la vittoria dei Monaldeschi sui Filippeschi fu dovuta al fatto che il suo antenato Farolfo aveva fatto venire da Perugia 400 cavalieri, tra l'altro cavalieri catalani, mercenari catalani, che avevano fatto piegare il piatto della bilancia a favore dei Monaldeschi. E quindi poi Francesco, in tutto nel, diciamo, durante il 300, la seconda metà del 300, tenne sempre alto, no? Dentro il Orvieto, diciamo, il partito filo pontificio, mentre invece Ugolino, il fratello, anche qui Francesco ce ne parla in modo veramente ampio, fece un'altra strada. Praticamente fu impiegato dal Papa ai più alti livelli dell'amministrazione, per esempio, in primo luogo, come braccio destro dell'Albornoz. L'Albornoz lo notò nel 1354, quando Ugolino era capitano di Firenze, capitano del popolo, credo, e da lì in poi, finché visse, lo tenne sempre vicino a sé, addirittura nominandolo luogotenente, quando lui si recò nel regno di Napoli nel 1363. Dopodiché, anche dopo la sua morte, Ugolino continuò sempre comunque questa sua carriera, mentre invece Francesco si impegnava a Orvieto, teneva alte le fortune della famiglia e al momento opportuno Ugolino interveniva sempre, naturalmente. Quando si vedeva che la situazione orvietana stava precipitando, Ugolino arrivava. E diciamo che i due fratelli comunque furono un caso abbastanza raro in queste situazioni, furono sempre molti, molto legati. È commovente, diciamo, il brano che lui, cioè quello che lui scrive quando il fratello morì nel 1387, descrivendone le virtù, insomma, le virtù anche letterarie, oltre che cavalleresche. Teniamo conto che erano fratellastri, non erano, diciamo, fratelli della stessa madre, perché poi Petruccio ebbe due mogli. Però, ripeto, questo non inficia nulla. Lui, tra l'altro, non ebbe moglie, ma non ebbe figli legittimi, ne ebbe solo uno o due forse illegittimi. Però ecco, insomma, nonostante questo, la comunione, l'amore tra i due fratelli rimase inalterato, e questo fu il cemento più solido che favorì
la compattezza della stirpe, cosa che, ripeto, comunque non venne mai meno. Anche i rapporti tra i rami della famiglia furono sempre assolutamente distesi, senza nessuna tensione. Quindi, insomma, ecco, la cronaca di Francesco, da una parte sicuramente è una cronaca di famiglia, però è anche uno strumento storico che ci consente di penetrare in profondità sui meccanismi, sulle dinamiche, diciamo, della storia dell'Italia centrale in un'epoca così complessa come la seconda metà del Trecento, in cui, diciamo, assistiamo al ritorno del Papa in Italia. Questo è importante, no? Gli anni 70 furono anni, per esempio, del grande scisma. Il grande scisma a Orvieto ebbe un impatto tremendo, e in effetti le due fazioni praticamente si dividono su questo: una obbediva al Papa d'Avignone, che erano i Germaneschi, e l'altra invece obbediva al Papa di Roma, che erano i Muffati, cioè Francesco. E quindi c'è tutta una serie di rivoluzioni, di lotte interne, no? Che praticamente non vennero mai meno. Anche queste lotte durarono addirittura fino al 1367, quando ormai Orvieto era stremata, priva di forze, e poi cadde facilmente sotto il dominio pontificio, insomma, ecco. Quindi, ecco, più o meno questo mi sembra che siano le, come dire, le linee fondamentali. Forse non mi sono dilungato troppo, spero di essere stato chiaro. Comunque, no, no, benissimo, perché sono tutti fatti importanti. Cioè, la seconda metà del Trecento, che è un'epoca cruciale sotto molti punti di vista, e Orvieto, che è una città importante nello stato della Chiesa, la faziosità interna, e quindi le vicende interne alla città, ma anche la ricaduta, diciamo, nella provincia dello stato della Chiesa di avvenimenti epocali, lo scisma e prima di quello la venuta dell'Albornoz, che utilizza astutamente questi signori locali, queste signorie locali o queste, diciamo, gruppi familiari locali, per tentare di recuperare la situazione politica nelle mani della Chiesa. Quindi tutto molto interessante, e altre vicende poi ancora si possono leggere nella cronaca. Come ultima domanda, per concludere, ti chiederei qualcosa sulle donne della famiglia. Allora, scorrendo la cronaca, si incontrano nomi, anche numerosi nomi, di signore, figlie, mogli, vedove, e si incontra qualche citazione riguardo alle doti, aspetto molto importante nella vita, nell'economia familiare di questa famiglia, come di molte altre famiglie signorili. E allora, tu che cosa ci puoi narrare, appunto, riguardo a questo argomento della presenza delle donne in una cronaca scritta da un uomo, come erano le cronache e i libri di famiglia a quell'epoca, e che riguarda molti avvenimenti militari o politici? Va bene, io ho già accennato prima, no, su questa cosa del fatto che Francesco avesse avuto tre mogli, però una è stata diciamo, accortamente, diciamo così, depennata da Ettore. La cosa buffa è che poi Agnese di Salimbeni fu l'unica il cui padre pagò la dote, perché dunque una grossa dote, 1200 fiorini, addirittura prima del matrimonio. Francesco li ricevette tutti in contanti subito, una grossa somma. Tra l'altro, questa somma, lei si sposò appena subito morta la seconda moglie, Francesca di Davarano. Perché era un momento critico per Francesco, le lotte interne avevano prosciugato le risorse finanziarie della famiglia. Francesco combatteva, aveva sì un esercito suo privato, però assoldava anche mercenari, e i mercenari costavano. Quindi questi 1200 fiorini furono una manna veramente, in una fase tra l'altro abbastanza critica.
Invece le altre due signore, molto più altolocate se vogliamo, lì proprio la dote, non, diciamo la prima, i signori di Matanica pagarono qualcosa, ma lo fecero dando impegno, come leggerete, e collane, cinture d'argento, cinture d'oro, perle, e una parte la diedero, ma l'altra parte non la videro più. Addirittura la Francesca di Camerino, dei 2000, mi sembra, 2000 fiorini di dote, ne videro solo 200, e dopo il resto non videro più nulla. Quindi tanto per dire, no? Noblesse oblige, ma non tanto, diciamo, da questo punto di vista. Tornando al discorso che mi hai fatto, no? Siccome è prevedibile, anche le donne di Montemarte avevano due funzioni. Prima quella di fare figli, quindi diciamo di perpetuare la stirpe, possibilmente facendo maschi. Seconda funzione è quella di stabilire alleanze. Questo è molto importante. Per esempio, ambe due i primi matrimoni di Francesco furono voluti dall'Albornoz, almeno il primo, praticamente, perché era un modo per legare al partito filo pontificio le famiglie marchigiane che erano molto riottose. Cioè, l'Albornoz ci diede molto da fare per sottomettere le Marche, più ancora che l'Umbria, perché sappiamo che le Marche erano piene di tirannelli, no? Di tutte piccole microsignorie che erano difficili, anche c'erano i malatesta, c'erano dei grossi, però c'erano molti più Brancaleoni, adesso non... E quindi la politica matrimoniale era finalizzata a legare ad una famiglia riprovata fede, diciamo filo papale, queste stirpi che tante volte invece non davano molto affidamento. Quindi gli Ottoni di Matenica, i Varano, questa è la moda. E un'altra funzione ben nota, diciamo così, è quella del fatto che nelle lotte di fazione, per diciamo ristabilire l'ordine, per ristabilire la pace tra le fazioni stesse, i parentadi erano molto utilizzati. I parentadi erano i matrimoni, praticamente, per suggellare la pace, praticamente facevano sposare donne di una fazione con mariti di un'altra, così poteva capitare che magari una povera ragazza si trovava a sposare uno che magari aveva ammazzato il padre, oppure aveva ammazzato il fratello, insomma, ecco, quindi cose anche di questo genere. Per esempio, la seconda, la madre di Francesco, di Petruccio, del nostro cronista, era Odolina dei Monaldeschi, che fu fatta sposare a lui proprio perché, per rappattumare un attimo le fazioni che erano in lotta. Tra l'altro c'è una storia di Odolina, no? Che non, lui non la riporta, però si trova in altre cronache. Pare che quando il padre di Francesco, Petruccio, no, fece la festa di nozze per sposare diciamo questa signora, si presentarono al matrimonio un gruppo di diciamo di esponenti della fazione opposta, di quelli che erano contrari a questo matrimonio, e praticamente minacciarono pesantemente i presenti che il matrimonio non sapeva da fare. E allora cosa fece Francesco? Petruccio si salì a gambe, scappò dalla finestra e si rifugiò a Corbara, lasciando la sua sposa tutta sola di fronte a questi. E lei cosa fece? Niente, dice: io vado a mio marito. E quindi sfidò lei, no, questi energumeni, e fu da loro accompagnata a Corbara, mentre il marito se ne stava chiuso dentro il castello. Queste figure, no, femminili, a volte sono anche meno sottomesse, meno imbelli di quello che uno possa pensare. Però, ripeto, questa è un'eccezione. Poi diciamo che la donna aveva questa, soprattutto questa funzione che ho detto prima. Però, insomma, ecco. Sì, certo, la funzione era quella di, prima di tutto, come tu hai detto, procreare, e per questo avevano gravidanze molto ravvicinate, perché data l'alta mortalità neonatale rimanesse almeno l'erede maschio, assicurasse almeno l'erede maschio.
E questa funzione sì, di strumento, tra virgolette, per creare alleanze politiche e anche per mettere insieme patrimoni che servivano anche per quelle azioni militari che tu hai detto. Quindi anche questo aspetto è presente nella cronaca, che dunque è una miniera di notizie come ci ha presentato Tiberini, ma molte più, come vi dicevo, se ne possono trovare leggendo. E c'è tutto, come ha scritto Ascheri nella presentazione, ha scritto: in questa cronaca c'è la signoria, come tu hai descritto, la milizia, la politica e la storia della famiglia. È un concentrato di aspetti importanti che riguardano una famiglia importante dello Stato della Chiesa in questo scorcio di 300, che è molto significativo per molti aspetti. Direi che la presentazione è stata fatta dal nostro autore Sandro Tiberini in maniera brillante, come brillante è il volume che ha curato. Bene, io direi che a questo punto non mi resta che ricordare ancora una volta il titolo del volume, che è Cronaca di Francesco di Corbara 1347-1400, la memoria di una famiglia operante nell'Italia centrale del 300, di Sandro Tiberini, pubblicato da Racne Editrice da pochissimo. Tra l'altro è un volume anche decisamente economico, sono 188 pagine per 13 euro, quindi se questa presentazione vi è incuriosito, correte in libreria ad acquistarlo. Ricordo anche a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguire Italia Medievale attraverso il suo sito, che è www.italiamedievale.org. Ringrazio tantissimo l'autore Tiberini, ringrazio tantissimo Maria Grazia Nico per aver partecipato a questa presentazione e arrivederci al prossimo video incontro. Grazie. Grazie a te e a Italia Medievale. Grazie a voi. Grazie a voi, siete stati veramente gentilissimi, grazie.